Ciao a tutti, oggi farò un lavoro sugli stampi in pizzo. Ci sono diverse persone che mi avevano chiesto come si possono utilizzare questi tappetini. Sono in silicone e sono molto carini per fare dei saponi un po' lavorati. Li si può utilizzare inserendoli in una forma piatta oppure in una forma, eccola qua. Vedete, stondata. Questa l'ho presa da un gelato, una torta gelato che appunto avevo comprato, mi piaceva e ho deciso di fare dei saponi curvi. Allora, all'interno di questa, eccola qua, mettiamo un po' meglio a fuoco, ho messo un tappetino con un decoro tutto a cerchi. Questo lo riempirò con, eccole qua, delle saponette che avevo fatto e che non ho più utilizzato, di sapone trasparente. Le vado a fondere e utilizzerò questo per creare il mio pizzo. Poi verserò sopra del sapone bianco in modo da fare una saponetta decorata bianca e rossa. In questo caso qua, invece, come vedete, avevo un tappetino più lungo. Cosa ho fatto? L'ho piegato da un lato, puntato con una molletta in modo che riesco a tenere il più possibile, diciamo, da questo stampo. Naturalmente la parte finale qua poi dovrò tagliarla e buttarla via o riciclarla in qualche modo. Ma non importa, io volevo fare un sapone così e questo stampo mi piaceva tanto e anche se non ci sta bene dentro, non importa, l'abbiamo utilizzato ugualmente. Questa invece non riempirò il pizzo perché farò una colata unica di sapone e andrò a decorarlo con delle miche dopo, in seguito, quando il sapone sarà asciutto. Per aiutarmi, perché vedete questi ciondolano, li ho messi dentro questa teglia. Poi metterò degli spessori qua, magari di nylon o giornale, per tenerli bloccati e poter versare il sapone senza che questi si inclinino. Bene, ora procediamo con la decorazione. Ecco qua, ora facciamo il tappetino col disegno rosa. In corso d'opera ho cambiato decisione e ho scelto di fare l'impasto sfumato in bianco e rosa, sempre di sapone, non sapone trasparente. Lo sparpaglio un pochino. Ecco qua. E ora lo tiro con questa spatola. Quello in più lo vado a ributtare dentro. Vedete, dovete passare bene in modo che il disegno venga completamente colorato, asportando tutto quello che è in più. Come vedete, il disegno ha preso forma. Importante togliere l'eccesso perché altrimenti poi lo si vedrebbe nel sapone finito e si andrebbe a perdere la decorazione. Ecco fatto. Ora con una cartina pulisco i bordi in modo da avere una definizione più buona del disegno. E vado a posizionarlo all'interno dello stampo. Io lo centro, lateralmente verrà uno spazio un po' più liscio e farò delle saponette con un decoro diverso. Oppure si può sempre tagliare e decidere di far diversamente. Perfetto, ora lo stampo è ben
posizionato e posso procedere con la colata bianca. Bene, ora procediamo alla colata tutta bianca su questo stampo, che era quello che avevo deciso di decorare in seguito il pizza. Io vado anche un po' oltre il tappettino, ecco qua, perché comunque volevo fare una saponetta un po' grandina, non proprio piccola piccola. A questo punto batto leggermente, vedete le bolle che escono? Ora vado a versare sul pizzo rosa. Faccio prescivolata da un lato. Vado a distribuirla, salgo anche sul pizzo per creare una base più chiara. Ecco qua. Perfetto. Ora batto. E su questo ho preparato anche un po' di sapone fucsia per creare un po' di movimento. Nel frattempo mi si è un po' addensato, sarebbe meglio tenerlo più liquido. Magari aggiungendo un po' di yogurt. Io in casa oggi non ne avevo e perciò ho deciso di rischiare la sorte. Però se ora lavoro veloce non ci sono problemi. Ecco, ora mescolo creando dei vortici. Perfetto, sapone completato. Ci vediamo alla fine per le foto. Ciao ciao. Ciao a tutti, eccomi qui per la decorazione del sapone. Come vi avevo promesso, questo qui che ho lasciato tutto bianco verrà in parte decorato colorato, in parte bianco. Appunto per questo motivo ho segnato sul foglio, come vedete qua sotto, delle misure per sapere quante saponette farò, dove verranno tagliate, in modo che poi mentre decorerò utilizzerò questo foglio bianco da appoggiare sopra il sapone, in modo che la parte colorata non vada a invadere la parte bianca. Qui invece c'è l'altro. Eccolo qua, quello in pizzo che poi lo vedrete tagliato. Questi sono i colori che mi sono preparata. Allora, per decorarlo utilizzerò delle miche, dei cotton fioc, perché se in una decorazione molto piccola uso questi piccoli tamponcini. In caso di superfici più grandi vi conviene invece utilizzare dei veri e propri tamponi, o comprati o fatti da voi con un po' di tessuto imbottito dentro con del cotone, in modo che avete uno spazio più ampio per raccogliere il colore e colorare. Questo era invece il metro che avevo usato per appunto farmi i segnalini, e poi utilizzerò anche una spatola e
qualche piccolo attrezzino da incisione per rifinire un po' i bordi di questo sapone bianco. Ecco qua, torniamo a noi. Perfetto. Allora, prima cosa, inumidisco il cotton fioc con un po' di alcol. Mi metto qui sopra in modo da non, ecco qua, sporcare. Comincio con un po' di verde, tampono sul colore il cotton fioc e comincio a far così sopra il decoro per dare un po' di colore. Non lo andrò a fare ovunque perché volevo proprio una cosa delicata e sfumata, perciò non andrò a utilizzare su tutta la superficie omogeneo, ma a macchie, tipo macchie di leopardo. Ho spruzzato ancora un po' di alcol in modo da creare come una pappetta, vedete? E con questa delicatamente sfioro le parti in superficie del pizzo. Vedete? Faccio un po' qua, un po' là, in modo da non far troppo colore dello stesso tipo su un unico posto. Sempre inumidisco con alcol. L'alcol, serve un po' per diluire la mica e un po' per fare in modo che aderisca sul sapone. Naturalmente ciò che io vi faccio vedere è solo un sistema dei tanti che ci sono. Questo è quello che io preferisco perché anche se impiego un po' più tempo riesco ad andare più nei dettagli senza rischiare di creare grandi sbavature. In corrispondenza qua del numero 4, che sono le quattro saponette che lascerò bianche, inserisco questo foglio, ecco, in modo che col colore arrivo proprio fino a un certo punto, vedete, poi vado a formare riga, dove io poi con il filo taglierò questa barra. Così spruzziamo l'alcol direttamente nel piattino. Come potete vedere, è un lavoro di pazienza, ma ne vale la pena perché l'effetto poi diventa molto bello. Ora raccolgo un po' di oro. Come ripeto, ci sono tante tecniche per decorare. Ognuno poi farà sua quella che gli viene più spontanea. Perché con lo spruzzino rischiavo di buttarne troppo. Cerco di sfumare bene i colori tra di loro per creare un effetto delicato e leggero. Utilizzando colori più intensi, naturalmente si andrà a creare un disegno più appariscente. Io sono per le cose un po' soft quando le devo regalare, perché non sai mai bene i gusti delle persone e cerchi di fare sempre un qualcosa di leggero in modo che venga apprezzato da più persone.
Il disegno procede. Per non prolungare troppo il video, vi ho fatto vedere la tecnica, ora continuerò il decoro e ci vediamo per la parte finale, quella delle foto. Vi faccio vedere. Ecco qui, man mano sta prendendo forma. Vedete che metto il colore in più posizioni e poi pian pianino sfumerò le tonalità tra di loro. Ci vediamo poi. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per avere gli aggiornamenti. Ciao a tutti e grazie.